a tutte, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar e benvenuti anche in questa nuova piattaforma che stiamo anche noi testando, provando. Quindi anche lì, insomma, se ci sono eventuali feedback o domande, eventuali problemi nella chat, comunque c'è anche il nostro tecnico che è qui di fianco a me e che può rispondere in maniera molto veloce ad eventuali problemi. E benvenute. Benvenuti, inauguriamo oggi questo terzo e ultimo mese linguistico che è dedicato all'analisi delle immagini, ai linguaggi visuali, ai linguaggi visivi. Come sempre c'è con me Giulia. Ciao a tutti e a tutte, benvenuti. Siamo i due linguisti FEM e innanzitutto perché linguisti si occupano di immagini? Beh, esiste in realtà già da svariati decenni una serie di approcci linguistici che si occupano di prendere in considerazione anche quei materiali, quei testi, chiamiamoli così, che non sono propriamente di lingua scritta e o parlata. Si parla quindi di analisi multimodale quando nella linguistica vengono appunto presi in considerazione elementi quali, ad esempio, le immagini, i video, i meme anche. Ed è un po' in quest'ottica che abbiamo cercato di costruire una struttura che è quella che poi utilizzeremo per le attività che vi proporremo nel corso di questo mese, una struttura che prende le mosse dalla linguistica, da come la linguistica ha affrontato l'analisi delle immagini, per cercare di sistematizzare un'attività che in realtà viene già, e questo insomma ce lo dicono i docenti con i quali collaboriamo, un'attività che è già molto comune nelle classi, che è appunto quella di fare l'analisi delle immagini. Spesso viene applicata alle pubblicità, non ci sono solo le pubblicità sicuramente, però è una pratica comune. Ora, come vale un po', insomma, per tutte le attività, e non parlo solo di quelle nostre, di linguistica, ma per tutte le attività FEM, l'idea non è mai quella di reinventare la ruota o di scoprire l'acqua calda. Volendo utilizzare questa immagine, questa metafora, volendo proseguire sulla metafora dell'acqua, non siamo qui per scoprire l'acqua calda, ma magari per installare un boiler un po' più efficiente, insomma, trovare delle modalità per sistematizzare alcune caratteristiche e per utilizzarle in modo che possano essere d'aiuto non solo per la comprensione linguistica in sé, ma anche per affrontare questioni che hanno a che fare con, dette in maniera molto generica, dinamiche sociali. Ed è un po' appunto questo l'obiettivo, è un po' lo spirito con il quale ci siamo mossi nei confronti dell'analisi delle immagini. Condividiamo, anche se già dovrebbe essere in chat di nuovo, il link ai materiali di oggi. E lo metto nella chat, dovreste vederlo tutte e tutti. Tra un po' condividerò anche lo schermo, ma proprio perché si tratta del primo webinar che un po' detta la linea di questo mese, in realtà sarà più una chiacchierata, un po' anche uno spiegare come siamo arrivati allo sviluppo, o meglio, ad utilizzare un sistema che già esiste, che è mutuato dalla ricerca linguistica, per poi fare attività su questo argomento. Allora, la prima cosa che ci preme sottolineare è il fatto che in linguistica, quando si fanno analisi di immagini, si tende a trattare le immagini, siano esse immagini statiche, in sequenza o anche immagini animate, insomma, i video, ma lo stesso vale anche per il discorso audio, si tende a trattare questi elementi come altre forme di un elemento comunque comune che è il testo. Questo per noi è molto importante perché, e qui sto facendo un po' di voli pindarici, però insomma speriamo anche con i materiali, con alcuni degli appunti che abbiamo incluso nella pagina GitHub, che la cosa possa essere sufficientemente chiara. Se un'immagine ha le stesse, diciamo, gli stessi componenti di un testo, allora è possibile identificare innanzitutto una grammatica delle immagini, ma allo stesso tempo è possibile anche, proprio come nella lingua, è possibile anche identificare un altro livello, un altro piano che viene comunemente definito in linguistica discorso. Entreremo anche nell'ambito del discorso, fornendo anche una definizione operativa e sufficientemente accessibile. Focalizziamoci per ora innanzitutto sulla grammatica. Ora, che cosa vuol dire la grammatica delle immagini? La grammatica delle immagini
è quell'approccio all'immagine che va ad identificare, ad analizzare, a far emergere, a comprendere gli elementi che sono all'interno dell'immagine e che permettono ad un'immagine di essere, utilizzando appunto una terminologia più utilizzata per i testi, permettono ad un'immagine di essere coesa e coerente. Esiste quindi la possibilità, nel momento in cui si analizza un'immagine, di fare quello che noi abbiamo proposto fino ad oggi di fare con dei testi, quindi individuare degli elementi minimi, delle unità minime di analisi, come ad esempio in un testo può essere la parola, nell'immagine abbiamo la parte di uno degli elementi all'interno dell'immagine. Così come un testo può essere analizzato nel suo complesso, nella sua integrità, allo stesso modo è possibile approcciare un'immagine cercando di, diciamo, derivare le caratteristiche dell'immagine, come un unico elemento e poi anche, insomma, discomporlo, appunto, come ci insegna la grammatica. In questo entra quello che ho appena menzionato, il concetto, l'idea di discorso. Ora, che cos'è un discorso? In linguistica si parla di discorso quando ci si riferisce a quell'insieme di significati contestuali che emergono da un messaggio, può essere appunto un testo scritto o un'immagine. Significati contestuali vuole quindi dire che non si guarda più all'immagine testo, cercando di individuare quegli elementi che sono interni e che quindi hanno a che fare con i meccanismi interni dell'immagine, ma si cerca di vedere come l'immagine, come elemento unico, si relaziona a altri elementi ad essa esterni. Possiamo quindi, per semplificare, dire che il discorso ha a che fare con quelle dinamiche sociali, con quegli aspetti sociali che mettono in collegamento un prodotto, un'opera con altri prodotti e altre opere, e vedremo come un approccio del genere, soprattutto nelle immagini, è cruciale. Lo è anche per i testi scritti. Facciamo un esempio molto semplice: è possibile analizzare la Divina Commedia da un punto di vista grammaticale, individuare la sintassi, individuare il vocabolario. È però impossibile comprendere la Divina Commedia se non la si mette in relazione, ad esempio, alle biografie e ai cenni storici sui personaggi che Dante pone, ad esempio, all'interno dei diversi gironi. Ci perderemmo dei dettagli fondamentali che non ci permetterebbero di comprendere appieno l'opera. Il discorso è esattamente questo, quindi andare all'esterno di ciò che stiamo analizzando per capire se e come quello che stiamo analizzando si relaziona con altri prodotti, con altre opere. Condivido ora lo schermo per iniziare adesso devo innanzitutto capire com'è che lo condivido. Eccolo qui, condivisione schermo. E vedo di condividere questo qua. Ok, ora dovrebbe essere condiviso, controllo. Sì, mi dicono anche dalla regia che lo schermo è condiviso. Dunque, come al solito in tutti i materiali che vi proponiamo c'è sempre questo incipit, la nostra classroom, come già menzionato, tutte le attività e il lavoro che facciamo viene svolto in collaborazione con diversi docenti nazionali. C'è questa Google Classroom che abbiamo impostato per, diciamo, condividere e discutere di ciò che facciamo. Potete accedere attraverso questo link utilizzando il codice che è indicato. All'interno di questa pagina abbiamo appunto scritto alcuni accenni sull'impianto teorico da cui siamo partiti, quindi l'idea della multimodalità vista dal punto di vista linguistico, quindi l'analisi di qualcosa che non è lingua scritta o parlata. C'è poi un accenno a quello che stavo appunto dicendo, la grammatica delle immagini, il discorso delle immagini. E poi abbiamo tradotto e adattato da una ricerca che è stata svolta nel 2008 da questo ricercatore di nome O'Halloran, che ha identificato quelle caratteristiche che hanno a che fare con il contenuto e con l'aspetto, quelle caratteristiche che sono riscontrabili tanto nella lingua, nell'intesa come lingua scritto parlato, quanto in quella che noi abbiamo chiamato la dimensione visuale, quindi tutto ciò che è immagini e video, eccetera, eccetera. Quindi, come menzionavo prima, a livello di contenuto,
quindi volendoci focalizzare sul contenuto di un prodotto, si può parlare di discorso, che è quello di cui abbiamo appena parlato, oppure di grammatica. C'è un'altra caratteristica che invece ha a che fare con l'aspetto, quindi con la materialità, come è stata definita appunto da O'Halloran, che ha a che fare invece con tutte quelle con tutti quegli elementi che riguardano appunto la materia di cui è fatto il prodotto che stiamo analizzando. Nel caso di un libro, quindi c'è la grafica, la copertina, la carta. Nel caso di una pubblicità, di un poster, c'è l'elemento spaziale, c'è anche lì materiali, ci sono anche i colori, ci sono aspetti legati alla tipografia, alla grafologia, nel caso in cui si parli di qualcosa di scritto a mano. E quindi in generale, insomma, tutto ciò che esula, diciamo, dal contenuto vero e proprio, nonostante sicuramente anche queste caratteristiche che hanno a che fare con l'aspetto siano esse stesse, o meglio, possano essere esse stesse, portatrici di contenuto. Passerei ora però la parola a Giulia, visto che ormai io veramente sono andato senza limiti, un po' insomma, per capire un po' come abbiamo strutturato questa tabella e anche per mostrarvi l'esempio di come utilizzare questa tabella, che sarà poi il modo con il quale costruiremo e vi presenteremo le attività di questo mese. Prego, Giulia. Grazie Matteo. Sì, appunto come ha accennato Matteo, abbiamo pensato a questa tabella dove, appunto come diceva Matteo, abbiamo diviso tra contenuto e aspetto, quindi sono appunto due macro tematiche di analisi e abbiamo appunto pensato di operare un parallelismo tra come si analizza la lingua, quindi diciamo il testo scritto, quindi un'analisi appunto di tipo verbale, e invece appunto come si analizza un linguaggio che non è verbale ma è appunto visivo. Come abbiamo detto in questo webinar, in particolare modo noi ci concentriamo sulle immagini e direi in generale appunto nell'arco di questo mese. Però insomma ci teniamo a ribadire che ovviamente i sistemi semiotici sono tanti e quindi non parliamo mai solamente di uno o due tipi di linguaggi, non parliamo solo di linguaggio verbale, ma neanche solo di linguaggio visivo, ma parliamo anche per esempio di linguaggi cinetici, quindi linguaggi che hanno a che fare con come i gesti, ad esempio, sono portatori di significato, quindi la prosemica, la paralinguistica, insomma, c'è tutto un universo da esplorare che è appunto portatore in sé di significato e intrinseco, diciamo, ecco, anche al di là degli aspetti linguistici e verbali. Ma appunto tornando alla tabella, qui appunto abbiamo questa suddivisione tra quello che appunto diceva Matteo, il discourse, quindi il discorso in linguistica e invece appunto la grammatica. Per quanto riguarda il discorso, insomma, scusatemi se lo ripeto, pensiamo che però insomma sia molto importante focalizzarsi sul fatto che appunto il discorso, diversamente dal testo, e comprende non solamente il contesto interno, ma il contesto esterno in cui quel testo è stato prodotto, quindi tutto il contesto di produzione, ma anche di ricezione dell'opera, insomma, che stiamo analizzando, poi sia essa un testo, un'immagine o quello che vogliamo. E quindi appunto questo è fondamentale per appunto situare il significato anche del nostro oggetto di analisi. Per quanto appunto riguarda la griglia di analisi, che poi corrisponderà ad una griglia di annotazione, come poi vi facciamo vedere nell'esercizio che abbiamo preparato, abbiamo pensato appunto di selezionare quelli che sono gli elementi intervisuali e quindi appunto quali sono gli elementi che compongono l'immagine che andiamo ad analizzare, ma soprattutto anche quali sono i riferimenti anche intertestuali, quindi conoscenze anche pregresse, riferimenti ad altre immagini, ad altre cose, anche ad altri testi che ci permettono di comprendere meglio quello che stiamo analizzando. Quindi,
appunto qui abbiamo pensato ad alcune domande, cioè che cosa ti può far venire in mente questa immagine, quindi a che cosa la associ, quali elementi vedi nell'immagine e anche se ci sono degli elementi accessori, cioè elementi che magari non appartengono all'immagine in sé che stiamo analizzando, ma che ci aiutano a appunto situarla in un determinato contesto di produzione e di ricezione. Mentre invece appunto opera, che anche questa è diciamo, una caratteristica o meglio una categoria che abbiamo ripreso da questo studioso O'Halloran, da cui abbiamo appunto tratto la tabella, fa invece riferimento al modo in cui questi elementi, cioè gli elementi appunto intervisuali, sono combinati per creare un'immagine che sia dotata di per sé di significato, quindi un'unità dotata di significato intrinseco. E queste caratteristiche appunto visuali corrispondono a quello che invece in linguistica, cioè diciamo nella rappresentazione invece nella modalità verbale è il discorso, quindi il discorso. Per quanto invece riguarda la grammatica, quindi appunto gli elementi che sono invece legati alla linguistica più testuale, quindi quello che troviamo nel testo o appunto nell'immagine, abbiamo qui invece quattro categorie che sono appunto il periodo, la frase, il predicato e la parola. Nell'analisi appunto linguistica testuale, a cui invece corrispondono nell'analisi delle immagini la scena, la sottoscena, la figura e la parte. E qui appunto abbiamo dato delle domande guida che vi aiutano, comunque aiutano appunto insomma, gli studenti a capire meglio appunto quali sono le categorie a cui prestare attenzione per l'analisi. E diciamo che come nella linguistica testuale, quindi come in un testo scritto, diciamo, il periodo ad esempio rappresenta cioè l'elemento dotato di, cioè l'elemento più complesso, diciamo, all'interno della struttura e quindi poi nella gerarchia si va via via verso elementi sempre più semplici, sempre più granulari, no? Per arrivare appunto alla parola. La stessa cosa avviene appunto nell'immagine, quindi partiamo da una scena che a sua volta poi si compone di sottoscene, di figure e di parti, ma adesso poi nell'esempio che vi facciamo sicuramente risulterà un po'. Invece appunto per l'aspetto, per quanto riguarda appunto l'immagine, prendiamo in considerazione degli aspetti, scusate, la ripetizione come la prospettiva, l'inquadratura, ma anche ad esempio l'uso dei colori, perché ricordiamo che soprattutto nelle immagini i colori di per sé hanno una forte simbologia e hanno anche dei riferimenti che possono essere differenti, o meglio dei significati che possono essere differenti da cultura a cultura. Quindi, ad esempio, quello che noi possiamo associare anche, mi viene in mente a livello di connotazioni, ad un certo colore può essere diverso rispetto a quello che magari associerebbe una persona appartenente ad una cultura, anche una cultura linguistica diversa. Quindi Giulia, scusa se E, ti faccio una domanda un certo. pochino retorica, nel senso che ce lo siamo già detti, però è una sorta di quella che stavi descrivendo sui colori, una sorta di prosodia semantica, come abbiamo visto all'interno delle parole, ecco. Sì, certo, ma infatti diciamo che all'interno di questa analisi cioè l'idea è proprio quella di arrivare ad un'analisi che permetta di ritrovare all'interno delle immagini o comunque in generale di un altro sistema semiotico le stesse caratteristiche che possiamo analizzare all'interno di un testo scritto. Quindi Matteo appunto parlava della prosodia semantica, ma anche per esempio le figure retoriche sono degli elementi che noi possiamo ritrovare anche all'interno di sistemi semiotici di rappresentazioni diversi rispetto a quello verbale. Infatti, dopo vi facciamo anche vedere un progetto molto interessante che parla proprio di metafore visuali. Intanto, se qualcuno ha delle domande, ok, no, se avete comunque delle domande, anche se qualcosa non è chiaro, scrivete nella chat o nella sezione domande, poi insomma vediamo di rispondere, anche se c'è appunto qualcosa che non è chiaro, ci fermiamo, lo rispieghiamo, insomma. C'era solo un'ultima cosa che, scusa l'interruzione, volevo Sì. aggiungere. Diciamo che proprio dal confronto con come viene solitamente svolta l'analisi delle immagini nelle classi, noi quello che abbiamo cercato di fare era di
integrare l'analisi tradizionale, che prevede ad esempio l'individuazione di metafore, iperboli, eccetera, 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 cercare di integrarla all'interno di un sistema un pochino più ampio che permettesse, come ci ha detto giustamente Giulia, di far emergere due macro aree principali, quella i meccanismi interni all'immagine e esterni all'immagine. Quindi non è, diciamo, la nostra intenzione andare a sostituire ciò che già viene fatto, ma complementarlo all'interno di una struttura che allo stesso tempo richiama anche quelle che sono le competenze linguistiche, così come sono state portate avanti fino ad ora. Chiedo scusa. No, tranquillo, grazie. Anzi, grazie per l'affondo. No, magari ci facciamo vedere già il nostro esempio di analisi, così diamo, insomma, facciamo vedere appunto come abbiamo effettuato l'analisi su questa pubblicità. Questa appunto è una pubblicità Progresso, che vuole appunto sensibilizzare sul tema dell'AIDS ed è stata piuttosto vecchia, pubblicata nel 1998 su questa rivista di Singapore. E abbiamo appunto pensato a come individuare queste categorie di analisi che vi abbiamo proposto e quindi vediamo appunto come abbiamo analizzato questa immagine. Per quanto riguarda appunto le relazioni intervisuali, quello che a noi è venuto in mente, appunto guardando questa immagine, sono state da una parte delle altre pubblicità Progresso, quindi diciamo appunto cose che abbiamo già visto in giro, che ci rimandano alla mente questo, anche, come dire, questo genere di rappresentazione visiva. E poi appunto una cosa che è venuta in mente a Matteo è stata questa pubblicità del denim, che per l'uomo che non deve chiedere mai, insomma, lui è venuto in mente questo riferimento. Poi in realtà anche a me, quando me l'ha Da figlio degli anni detto. Ottanta mi è venuta in mente questa pubblicità che oggi sicuramente non potrebbero più trasmettere, però era abbastanza forte il messaggio e qui subito mi è venuta in mente quella scena. Esatto. E poi come terzo punto abbiamo scritto rapporti eterosessuali perché è comunque evidente come insomma, l'immagine richiami anche questo scenario, ecco. E poi ovviamente alla fine ci terremo anche a sapere un po' la vostra opinione e anche come voi magari avreste cioè, avreste invece reagito di fronte a questa immagine, insomma, se invece a voi sono venute in mente delle immagini diverse, avete dato degli altri riferimenti. Per quanto invece appunto riguarda l'opera, diciamo che appunto una volta che si sono messi insieme questi elementi, cioè quello che si vede e anche un po' i riferimenti all'opera, quello che capiamo è che si tratta appunto di una pubblicità Progresso, quindi un messaggio sociale. E ovviamente lo capiamo anche perché si tratta di un'immagine multimodale, quindi un'immagine che non gioca solamente sull'aspetto interamente visivo, ma contiene anche degli elementi testuali, degli elementi verbali che chiaramente ci aiutano poi a contestualizzare il significato, ecco, perché poi immagino che cioè, se avessimo visto semplicemente l'immagine senza nessun tipo di ancoraggio testuale, poi insomma il suo significato sarebbe stato molto meno ovvio. E invece, appunto, per quanto riguarda la parte di grammatica, quella che abbiamo chiamato grammatica, quindi insomma quello che si vede poi all'interno dell'immagine, abbiamo individuato come scena, quindi diciamo come macro categoria, quindi quello che si vede proprio nella scena è diciamo quello che è appunto una scena di intimità che viene rappresentata però in maniera pericolosa e dopo andremo a vedere meglio anche cosa significa questo guardando la simbologia dei colori. E mentre invece appunto per le sottoscene ne abbiamo individuate due, poi in realtà sempre facendo riferimento a questo studio di cui vi abbiamo parlato. E che appunto una è rappresentata dalla mano della donna, mentre invece l'altra è la mano dell'uomo. E queste due, tra l'altro, le abbiamo insomma evidenziate in due colori diversi, appunto nei due riquadri, come vedete nell'immagine sulla vostra destra.
Le figure appunto sono la figura di un uomo, la figura di una donna e la parte è stata invece evidenziata come la mano della donna con le unghie smaltate. Chiaramente ci Quindi non so sarebbero, se. esatto, ci sarebbero anche tanti altri elementi. Noi qua abbiamo voluto dare un po' un esempio. Ad esempio, nella parte si potrebbe anche mettere il fatto che l'uomo sia torso nudo. Quindi ci sono in realtà tanti elementi, abbiamo semplicemente cercato di Certo. esemplificarne alcuni, soprattutto perché, essendo un po', diciamo, quello che stiamo proponendo anche un po' una sfida, cioè di applicare, di fare una cosa che già si fa, ma strutturarla in maniera un po' diversa. Magari può essere anche non immediato capire subito cose come differenza tra scena e sottoscena, tant'è che io anche per me, per capirlo meglio, ho preferito metterci questi colori e appunto abbiamo concordato con Giulia di tenerlo proprio perché secondo noi dà un po' più di chiarezza. Certo, infatti ci sono, diciamo, chiaramente anche molti aspetti legati poi alla soggettività e alla percezione anche da parte insomma, della persona che vede l'immagine. Ed è chiaro, infatti, che non tutti daranno lo stesso tipo di interpretazione o comunque vedranno anche le stesse cose all'interno insomma, di una stessa immagine, ecco. Tant'è che poi molto spesso mi viene in mente che immagini anche di pubblicità giocano anche su questa ambiguità di significato, insomma. E infatti appunto la cosa interessante sarebbe proprio quella poi di, diciamo, analizzare anche insieme una stessa immagine per poi appunto vedere come ciascuno di noi la interpreta, che cosa ci trova, ecco. Mentre invece appunto per la parte di materialità, quindi appunto gli elementi legati più al supporto visivo, ma in questo caso anche appunto all'uso del font, del colore, si è evidenziato appunto come il titolo sia stato segnato appunto in colore rosso, da una parte sia per attrarre l'attenzione, ma anche diciamo che il rosso ha un po' questa simbologia cioè legata comunque al pericolo, ecco. Quindi è qualcosa che in un certo senso sì, ci pone un po' sull'attenti. E un altro colore che è stato utilizzato è il blu, e che tra l'altro è interessante perché è stato utilizzato per il corpo dell'uomo e quindi ovviamente ci dà anche l'idea del fatto che, insomma, che quello che viene rappresentato è innaturale o non è sano, ecco, perché ovviamente la pelle umana non è blu, ecco. Esatto. Poi non so se Matteo, intanto stavo leggendo anche le domande Anche che ci io stanno vedo che stanno facendo. venendo fuori un po' di domande, un po' di discussioni. La prima Esatto. che mi ha colpito è, io qua tendo a dare sempre del tu, insomma, anche per evitare troppi formalismi. Anna Carolina Marchetti scrive, è un po' ciò che accade nella creazione dei meme. Assolutamente sì. E anzi, io, per quanto non sia sicuramente esperto di meme, da un punto di vista anche di ricerca, la prima cosa che mi verrebbe da dire è che i meme forse si appoggiano ancora di più sul livello del discorso, cioè per i meme la cosa più fondamentale è il collegamento che quell'immagine, quel messaggio ha con tutto ciò che le sta attorno. Penso ad esempio ai meme sulle serie TV Game of Thrones. Se non sai che cos'è Game of Thrones, se non hai seguito un meme, difficilmente riuscirai a capirlo. Poi ci sono anche, e questo ci sarebbe probabilmente da fare uno studio linguistico su come si adattano i significati. Ci sono ad esempio alcuni meme che sono diventati molto famosi e sono capiti anche se non si conosce il materiale originale, perché magari si parla o diciamo mostrano degli sguardi, delle espressioni, delle situazioni talmente tanto, passatemi il termine, parlanti che diventano quasi universali. Però sì, sicuramente è anche quello che succede nei meme. E Paola scrive anche che richiama volutamente, credo, dice la pubblicità appunto quella della denim, quindi sicuramente c'è anche, come fa notare, la contrapposizione tra l'immagine della pubblicità che richiamava rapporti sessuali liberi e questo invece che dice attenzione, stiamo attenti perché poi mi sembra che venga scritto che il 90% delle trasmissioni di AIDS a Singapore sono avvenute per via sessuale.
Poi anche interessante, Giovanni scrive che la parola AIDS, che di fatto appunto è l'oggetto della pubblicità, sia enorme ma poco Vero. leggibile. In effetti è vero. Sì, ci sono tantissimi elementi. Noi ci siamo focalizzati principalmente su quelli dell'immagine, proprio della foto, perché era un po' forse la parte diciamo più facilmente adattabile a questo schema pensato per le immagini. Chiaramente lo stesso schema, siccome esiste un parallelo tra le caratteristiche dell'immagine e quelle della lingua, può essere utilizzato anche per analizzare il contenuto testuale di questa pubblicità. Quindi il corpo blu, ci scrive anche Paola, che ai romani fecero tanta paura i corpi blu dei nemici nell'invasione della Britannia. Si potrebbe indagare nel significato del corpo tatuato colorato delle tribù. Ci sono tanti sottopercorsi, sicuramente, non voglio dire infiniti, ma insomma, sono sicuramente tantissimi. E probabilmente facendo emergere in maniera così strutturata degli elementi, è anche più facile poi eventualmente passare da una modalità all'altra, quindi fare non solo un'analisi multimodale, ma un esercizio multimodale. E sicuramente può essere molto, molto interessante e affrontabile, se, diciamo, affrontabile, sì, insomma, realizzabile, ecco, sempre con lo stesso schema di caratteristiche. Se non ci sono intanto altre domande, c'erano anche un paio di cose che volevamo mostrarvi, due extra che abbiamo incluso alla fine della pagina. Poi, nel mentre, aspettiamo se ci sono altre domande su quello che abbiamo appena detto. Abbiamo incluso in fondo alla pagina due progetti, il primo che è il Vismet, un corpus di metafore visive, l'altro è un generatore di metafore visive. Non so se Giulia vuoi parlarci un po' del Vismet, che Sì, intanto io apro la certo. pagina, però. Come sapete, le metafore concettuali è un tema che ci sta molto a cuore, che abbiamo affrontato anche in altre attività, ovviamente sul testo scritto, sulla comprensione testuale. E questo appunto è un progetto che nasce in collaborazione con il Metaphor Lab di Amsterdam, all'Università di Amsterdam. Devo Ed condividere la è un... scheda un attimo. Sì. Intanto lo spiego, faccio l'introduzione. E appunto è una raccolta di, mi pare, 353 immagini, insomma sono comunque piuttosto numerose, di metafore appunto visuali. Le immagini che trovate qui, come poi potete vedere anche nella barra sulla vostra sinistra, non sono solamente pubblicità, ma ci sono per esempio anche immagini legate all'arte, con illustrazioni, esatto, ma anche vignette satiriche, graffiti, quindi ci sono in realtà tante tipologie di immagini e questo secondo me è uno degli elementi più interessanti di questo progetto. Un altro elemento molto interessante è che molto spesso le metafore sono rappresentate unicamente attraverso la modalità visiva. Questo significa che, insomma, che non vi è ancoraggio testuale, non ci sono degli elementi verbali all'interno dell'immagine che in un certo senso ci guidano a interpretare l'immagine come una metafora, ma siamo noi che, diciamo, cognitivamente, concettualmente, interpretiamo l'immagine come una metafora. Detta così, è abbastanza semplice, in realtà esiste poi, esatto, intanto Matteo vi fa vedere che cliccando cioè sull'immagine avete poi anche delle informazioni sia legate al contesto in cui l'immagine è stata prodotta, è stata presa e sia molto spesso anche appunto legata alla metafora che è stata individuata. Queste informazioni sono, diciamo che non sono ugualmente esaustive per tutte le immagini, quindi avrete delle immagini con più informazioni e altre con meno, però insomma in generale le metafore sono indicate per ogni immagine. E poi esiste uno schema di annotazione che insomma, è spiegato, diciamo, lo schema, la procedura scientifica che hanno utilizzato per individuare le metafore. Esatto, eccolo lì. Che insomma
In realtà cioè poi risulta che anche abbastanza, non dico complesso, ma sicuramente va molto nel dettaglio, perché ovviamente vengono appunto guardati diversi elementi all'interno dell'immagine e appunto come interagiscono tra di loro. E, in particolare ovviamente si guardano i domini concettuali della metafora. Poi noi insomma abbiamo lasciato tutti i link ovviamente, vi consigliamo poi di guardarveli con calma e ovviamente se avete delle domande, se avete anche delle proposte anche proprio su questi progetti, non, insomma, non siate timidi e scriveteci anche sì, non in chat, sulla Classroom o anche per mail, insomma. Invece appunto l'altro progetto di cui parlava Matteo è il generatore di metafore visuali. E Adesso anche lo questo appunto sul condivido. sì, certo. A proposito, siccome Giulia ha menzionato le attività che proporremo, che sicuramente insomma, accettiamo sempre molto volentieri idee e proposte anche per coprogettare insieme a voi, tra le attività che verranno presentate questo mese ce n'è una incentrata sull'idea della violenza verbale, quindi come in particolare l'hate speech legato alle immagini può essere affrontato. Faremo questo attraverso un'attività che era stata portata avanti dal gruppo di Digital Humanities della Fondazione Bruno Kessler, in particolare da Sara Tonelli, che abbiamo avuto come prima ospite del nostro aperitivo con i linguisti. Utilizzeremo la piattaforma che era stata creata per quel progetto, piattaforma che è stata utilizzata nelle scuole per far annotare agli studenti la presenza di discriminazione o di hate speech all'interno di immagini, e stiamo anche finendo di realizzare un'altra attività che verrà presentata, direi già la prossima settimana, invece, che ha a che fare con lo studio, l'analisi multimodale di contenuti che hanno a che fare con la letteratura, quindi con testi letterari e testi argomentativi. Andremo quindi a vedere i vari modi in cui, ad esempio, alcune opere sono state rese in forma grafica e anche il modo in cui vengono utilizzate immagini per commentare l'attualità, quindi da testi argomentativi, articoli, come le immagini possono integrare, come possono comunicare appunto con questi testi. E vado a così presentarvi brevemente quest'altro sito, che è un vero e proprio generatore di metafore visive, è opera di un visual designer. Quindi ha più una valenza, diciamo, grafica che veramente di analisi linguistica. È però molto interessante, soprattutto perché, e adesso vi faccio vedere brevemente come funziona, è quasi un gioco, se no uno ci può anche perdere un po' di tempo, io ogni tanto lo faccio. Si sceglie il tipo di immagine che si vuole generare, quindi se un'immagine che diciamo è suddivisa, e capirete adesso ben presto cosa vuol dire suddivisa in verticale e in orizzontale, si scelgono le due categorie dalle quali si vuole creare la metafora visiva e poi si clicca su continuo. Io in questo caso scelgo un'immagine orizzontale con categorie cose e cibo, e quello che verrà creato è una metafora visiva, in questo caso, che mette insieme un'arancia e un dollaro. E scusate, una banconota da 10 dollari. Si possono poi cambiare le varie componenti dell'immagine. Ora, non c'è una vera e propria corrispondenza con delle vere metafore linguistiche, nel senso che ci sono delle combinazioni che effettivamente si riferiscono a modi di dire inglesi, ma non tutte sono così, e un po' l'idea di questo sito è anche quella di, diciamo, creare delle nuove metafore partendo appunto dall'aspetto visivo. È più un divertissement che un vero e proprio, esattamente come le pubblicità dell'S lunga, esattamente, fatte in maniera Esatto. molto più grezza, però è vero, è vero, è vero, ci sono le pubblicità dell'S lunga con il cibo. Ecco, questo un po' richiama. Può essere appunto, un esercizio divertente, una cosa divertente, magari anche per provare a creare con gli studenti, cioè, o meglio, cercare un senso linguistico nella metafora che viene proposta in questa immagine. A me viene in mente, guardando queste immagini, anche un testo, se non vado errato, di Benny, Fantasilandia, Fiabilana.
Sì, ah, il link lo trovate all'interno. Ah, anche, sì, esatto, anche cantato per squisito versione visual, sì, un po'. Il link lo potete trovare nella pagina, nei materiali GitHub. Adesso li ricondivido, vi rimetto il link in chat. E in fondo alla pagina potete trovare il link diretto a questo generatore di metafore. Sì, Appunto. Adesso ne faccio vedere un po' così a caso mentre. ma mi viene in mente anche, ad esempio, per stare sul continuum tra modalità diverse, anche l'idea di magari pensare a delle attività di scrittura creativa. A partire da queste metafore visuali che appunto in realtà non corrispondono, come dice Matteo, insomma, la maggior parte, ecco, non corrispondono a delle metafore concettuali e linguistiche realmente esistenti, però insomma potrebbe essere divertente, magari anche come compito per le vacanze, qualcosa di molto appunto di molto leggero, se vogliamo, creare anche dei testi un po' così divertenti, creativi su queste metafore che non esistono. C'è solo un disclaimer da fare, nel mentre che Anna ha scritto potrebbe essere il punto di partenza per condurre i bambini nella ricerca autonoma di metafore visuali, giustissimo, c'è solo un avvertimento, e cioè che ci sono le categorie N18 body che utilizzano immagini di organi genitali. E quindi, insomma, saprete voi, insomma, come trattarle all'interno della classe. Però, insomma, ci sembrava giusto evidenziarlo, non è, diciamo, può non essere adatto ai minori di 18 anni. Questo è un po' il senso. Poi, insomma, come vengono gestiti questi argomenti all'interno della classe non sono argomenti nei quali noi vogliamo entrare, però ci sembrava appunto giusto farlo presente. Ok, non so nel mentre se ci siano altre domande raccolte un po', insomma, le cose che abbiamo fatto vedere, però insomma, giusto per riassumere un pochino quello che abbiamo cercato di descrivere oggi, un approccio che partendo dalle caratteristiche che già abbiamo evidenziato, sulle quali già vi abbiamo, tra virgolette, passatemi il termine, fatto lavorare nei mesi scorsi in merito alla lingua scritta e o parlata, ecco, l'idea è proprio quella di utilizzare quelle stesse categorie, quello stesso tipo di approccio per andare a far emergere e creare quindi una migliore comprensione e anche produzione di contenuti multimodali, in questo caso di immagini. La cosa poi che accennava anche prima Giulia, che secondo noi può essere molto utile nell'ottica di migliorare le competenze di comprensione e di produzione di lingua in tutte le sue molteplici sfaccettature, è che quelle caratteristiche, come le metafore, come la prosodia semantica, come anche l'evidenzialità che vi abbiamo, insomma, con le quali vi abbiamo fatto lavorare in questi ultimi mesi, possono essere applicate anche a l'analisi delle immagini, quindi è possibile analizzare le unità minime di un'immagine attraverso la lente non solo della metafora, ma appunto anche della prosodia semantica. Giulia ci diceva prima il colore rosso, o meglio, ogni colore ha associato adesso una serie di sensazioni, emozioni, significati. Quindi, in un certo senso, come si diceva prima, si può parlare di una prosodia semantica anche dei colori. Ci immaginiamo che questo tipo di approccio, come dicevo poi anche all'inizio, diciamo, possa essere utile come complemento all'analisi delle immagini che già viene fatta, sia per rendere l'analisi più strutturata, ma anche per permettere all'analisi dell'immagine di uscire dal semplice virgolettato. Analizzo l'immagine per comprendere meglio quell'immagine, ma passare da questa prospettiva a analizzo questa immagine per capirla meglio e per capire quale società, quale pensiero, quale insieme di valori, di significati l'hanno creata. Esattamente, sviluppare senso critico, quello diciamo fa parte insomma di tutto quello che portiamo avanti noi di FEM e penso qualsiasi docente che sta seguendo questo webinar, sicuramente quello è sempre
la nostra bussola. Nel pratico cerchiamo, noi insomma, da linguisti stiamo cercando di rendere operativo questo sviluppo del senso critico, creando appunto questo parallelo tra la lingua e la società, la lingua come punto d'ingresso per comprendere la società. E siccome anche un'immagine può essere scomposta negli stessi elementi in cui si può scomporre un testo, allora anche un'immagine ci può dire tanto su una società. Tornando al discorso della pubblicità progresso, penso che chiunque si ricordi, io me lo ricordo molto chiaramente, non ero così giovane, ma insomma ero certamente più piccolo con la famosa pubblicità progresso italiana sull'AIDS, quella con le persone con l'aura violacea attorno. Ecco, quello lì chiaramente è già stata analizzata, è un'analisi trita e ritrita, ma sicuramente è ovvio che quello ci dice molto anche sulla società dell'epoca. Allo stesso modo, poter lavorare con diversi linguaggi diversi, focalizzando, facendo emergere sempre le stesse caratteristiche, può anche essere un modo per far interagire meglio l'analisi dei testi scritti e l'analisi delle immagini che possono anche essere d'accompagnamento al testo scritto. Esatto, e poi comunque cioè diciamo che nell'ottica di analizzare la lingua anche come discorso e quindi appunto di analizzare e comprendere il perché determinati significati sono espressi in un certo modo e quali funzioni hanno, cioè pensiamo che appunto l'integrazione, quindi un'analisi appunto che metta in collegamento poi diversi sistemi di rappresentazione, ci possa anche dare un quadro, non dico esaustivo, ma sicuramente più completo di un certo discorso, ad esempio, sempre appunto in ambito, cioè intendendo appunto il discorso, come lo intende Foucault, insomma, in ambito appunto linguistico, ecco. Esatto. E, perché poi ovviamente cioè, in un contesto soprattutto come quello odierno, dove sappiamo tutti che la comunicazione e l'integrazione non avvengono solamente attraverso linguaggi verbali, anzi, cioè, diciamo che quella della nostra società è una società che si basa anche moltissimo sulle immagini, e ovviamente poi, come dicevamo prima, anche su tanti altri sistemi semiotici, quindi ovviamente cioè dare anche una validazione scientifica all'analisi di questi altri sistemi semiotici sicuramente non può che essere positiva appunto per questo senso critico e per quello che ci auguriamo insomma, che si riesca a migliorare, ecco, non solo negli Questo studenti, ma insomma, sicuramente, questo in generale. sicuramente, e anche il fatto che la vera nascita di internet, del web, sia stata l'introduzione degli hyperlink, quindi la possibilità di mettere in contatto diretto tanti materiali diversi, rende questo tipo di approccio, che non deve per forza essere questo schema che abbiamo preparato noi, ma l'idea che ci sta dietro, quella del vedere questa costante interconnessione la rende ancora più urgente, ma questo, diciamo, sto navigando nelle banalità, è una cosa che è evidente a chiunque, quindi ci tenevo a dirla, ma così, proprio per ripeterla per l'ennesima volta. Vedo che ci stanno scrivendo altri messaggi. Ai miti antropomorfi, una modalità di approccio con attenzione per i minori non serve il login. Dunque, allora, per la piattaforma del generatore di metafore visive si può fare il login perché, se non vado errato, è possibile salvare i preferiti. La parte, però, diciamo, con gli organi genitali non è comunque accessibile anche senza fare il login. Quindi non penso ci sia la possibilità, scusate, di escludere quei contenuti. Può anche essere l'occasione, nel caso in cui, insomma, mi sembra che abbia generato abbastanza interesse, può anche essere l'occasione per magari scrivere al designer, che è un designer, se non vado errato, lituano, per Sì. chiedere di limitare o di spostare in un'altra sezione questa funzionalità. Può essere un'idea.
non è una questione di censura, ma sono, insomma, visto che ha un potenziale, secondo noi può essere molto interessante per lo sviluppo, anche solo per un gioco, diciamo, didattico sulla creatività, può essere molto utile, quindi si può anche pensare di scrivere, insomma, di comunicarlo allo sviluppatore, di chiedere se ne fa una versione adatta anche alle scuole, ecco. Non so se ci siano, in realtà vedo che ci sono altre persone che stanno scrivendo. Se ci sono altre domande, molto molto volentieri. Siamo arrivati un po' in anticipo, siamo arrivati. E, nel mentre, appunto, come dicevamo, verranno presentate attività che da un lato utilizzeranno una piattaforma per noi nuova, che è una piattaforma che è stata sviluppata per un progetto di ricerca, di annotazione di stereotipi e discriminazione nelle immagini. Dall'altro invece avremo anche delle attività che porteremo avanti con quelli che ormai penso avrete sentito tutti, insomma, il discorso dei template GDoc, quindi la possibilità anche di lavorare con degli strumenti, nello specifico i documenti condivisi ben noti, e che possono però essere tranquillamente utilizzati anche per svolgere attività di annotazione, di emersione di caratteristiche di immagini. Ecco, sarebbe importante una versione per le scuole. Allora, io direi questo, visto che mi sembra che dai messaggi ci sia un po' questa così, voglia di poter utilizzare questa cosa. Beh, intanto prima di passare agli altri link, proviamo a mandare, cioè proveremo noi, FEM, in quanto FEM, a chiedere di farne una versione adatta per le scuole e speriamo, insomma, che questa richiesta venga accolta, vi terremo aggiornati e aggiornati, perché può essere una cosa molto interessante e divertente. Scrive poi Anna, la campagna anti-AIDS degli anni 80. Questo è un articolo che mi salvo io perché mi interessa molto, come vedere come si è evoluta. Grazie mille, Anna. Sì, è Poi, molto interessante, grazie. Anche grazie dopo ce lo guardiamo. mille. Esatto. Poi magari se lo vuoi mettere tu nella Classroom, se ci sei già, se no magari se ti va lo possiamo mettere noi come materiale, ovviamente citando il tuo nome, visto che ce l'hai fatto conoscere. Perché può essere sicuramente uno spunto molto interessante e che ha a che fare con un approccio, diciamo, anche molto legato a questioni sociali. La scheda di analisi del testo pubblicitario è di stile strutturalista, ci chiede Maria Ausilia Binda. Beh, sicuramente prende le mosse da quello, in realtà prende ancora di più le mosse da quella che viene chiamata, e lo vedete anche nello schermo, adesso ve lo Sì. evidenzio. Questo tipo di approccio qua, che si chiama Esatto. Systemic Functional Multimodal Discourse Analysis, è uno di quelli più, diciamo, accettati e condivisi, e da quello, insomma, che sono le ricerche che sono state fatte, in realtà questo tipo di approccio è stato utilizzato anche per fare analisi che si discostano in realtà dall'ambito strutturalista per andare anche in aspetti cognitivi. Tant'è che ci sono alcune ricerche che non abbiamo incluso anche perché diventavano, diciamo, molto più complesse da rendere operative in una classe, che hanno a che fare con gli aspetti cognitivi, quindi la relazione tra una percezione. Sì, esattamente. Ah, no, sì, no, l'hai scritto tu, Giulia. Pensavo fosse un commento dei nostri No, ospiti. Ho detto, ah, sì, giusto, proprio quella. sistemica. Sì. Esatto, prende le mosse dalla grammatica sistemica funzionale di Halliday. Esattamente. Appunto, è stato utilizzato un modello simile anche per altri approcci, prende le mosse da quello, ma non è limitato a, diciamo, un'analisi di tipo strutturalista. Se non ci sono altre domande, vi invitiamo di nuovo, se già non ci siete, a unirvi alla Classroom, dove magari, insomma, possiamo, visto che sarà un mese che cercherà di comprendere vari tipi di modalità diverse, sarà anche potenzialmente abbastanza denso. Se volete,
fare due chiacchiere su temi, materiali, contenuti, dubbi, domande, consigli, suggerimenti, critiche, qualsiasi cosa potete trovarci sulla Classroom. Il codice della Classroom lo trovate sempre nella pagina GitHub, nel link GitHub. Avete qui come la prima sezione il link alla Classroom, che è poi semplicemente la home page di tutte le Google Classroom, e il codice, che è quello che è incluso dentro a questa prima sezione. Se non c'è nient'altro, vi salutiamo e vi invitiamo anche al prossimo webinar, che sarà il formato mini webinar della durata di una mezz'oretta, il prossimo mercoledì, sempre dalle 4 alle 4 e mezza, durante il quale presenteremo alcune delle prime attività con già i materiali pronti per mettere in campo questo sistema che vi abbiamo presentato oggi. Ecco. Grazie a tutte, grazie a tutti, e Grazie. speriamo di Di sentirci, di vederci, anzi, di sentire, sentirci sulla Classroom e di risentirci mercoledì e prossimo. di Esatto. farci vedere, direi, mercoledì prossimo, ecco, visto che noi non vi vediamo. Buona serata. Ciao, buona serata. Ciao.